garbatamente lo caccio via, ecco. Ecco, prego. Prego, chi inizia? Inizia De Mozzi, prego. Scusate, allora, buongiorno, io avevo predisposto 10 pagine di relazione che ho distribuito e raccomanderei, insomma, in 10 minuti non ce la faccio neanche nel migliore. E quindi io vi riassumerei velocissimamente la posizione dello SNA, il Sindacato Nazionale Agenti, che forse qualcuno di voi ha già avuto modo di vedere sulla stampa, perché noi dal 19 ottobre, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo DL, ce ne siamo occupati e molto, e la stampa ha riportato la posizione pressoché unanime di tutte le associazioni degli intermediari assicurativi italiani, ANIA, scusate, UNAPAS, SNA, ACB Broker, AIBA, che sono unanimemente molto favorevoli in relazione a, in particolare ad alcune norme di questo DL che vanno a incidere sull'autonomia negoziale e operativa degli intermediari assicurativi. Alcune norme che liberano il potenziale produttivo e imprenditoriale degli intermediari professionisti di assicurazione, che finalmente possono essere parificati ai loro colleghi europei, che non sono limitati dal divieto di collaborazione, che è una caratteristica italiana dovuta ad un'interpretazione restrittiva dell'ISVAP dell'articolo 109 del codice delle assicurazioni. Questa interpretazione restrittiva non è determinata dalla direttiva europea, che non prevede nessun divieto di collaborazione tra gli intermediari assicurativi, quindi la situazione degli agenti italiani è quella di avere dei corrispondenti operatori oltre confine che possono arrivare fino in Italia a distribuire polizze assicurative collaborando tra loro, quindi disponendo della più ampia gamma di prodotti da sottoporre ai clienti, e invece gli agenti italiani non possono contrapporre analoga autonomia negoziale e imprenditoriale. Bene, noi abbiamo accolto con estremo favore questa iniziativa legislativa, anche perché la riteniamo coerente con le aspettative che da anni gli intermediari assicurativi italiani sollecitano alla classe politica e alle autorità di governo da anni, dopo le Bersani che purtroppo non sono state messe in pratica, ma io proprio in questa autorevole sede ho avuto modo 7 mesi fa di rappresentare il fatto che le liberalizzazioni Bersani le compagnie le hanno ostacolate con dei patti di fidelizzazione, con dei procedimenti da simil cartello che hanno impedito la diffusione del modello plurimandatario. Bene, la categoria vede nella collaborazione, nella cooperazione tra gli intermediari assicurativi l'unico plurimandato di fatto alternativo a quello di diritto che non riesce ad attacchire in Italia, al contrario di quanto avviene nel resto d'Europa, perché la posizione delle compagnie principali è di netta contrarietà. Attenzione, vi dico una cosa, io vi ho allegato nella mia relazione anche 2 piccole proposte di modifica, ma che non vanno a incidere assolutamente sulla disposizione, che noi riconosciamo totalmente ben scritta e coerente con le attese della categoria, quindi noi vi sollecitiamo soltanto l'analisi di 2 proposte emendative, in particolare una a favore dei consumatori, che è di garantire i 15 giorni post scadenza dei contratti assicurativi anche in assenza di clausola di tacito rinnovo, per evitare che se la polizza scade il venerdì pomeriggio il cliente debba fermare l'auto prima di rinnovarla, e poi di prevedere la possibilità di un rateo iniziale nella durata del contratto, per evitare che il cliente che stipula la polizza a luglio a tutte le altre che scadono a dicembre non possa portare la scadenza uguale agli altri. Dopodiché una piccola correzione al comma 8 dell'articolo 22, dove si dice non che effettuare rinnovi pagamenti online, ma tutto il resto della norma, della disposizione, articolo 21 e 22 mi riferisco, quelle relative all'attività assicurativa, noi le sposiamo in pieno. Ultima segnalazione, se mi permettete, la categoria degli agenti assicurativi, come promesso a febbraio proprio in questa sede, è matura e pronta per mettere in atto le collaborazioni. Non è vero, come l'ANIA ha dichiarato su alcune riviste e quotidiani nazionali, che con la collaborazione si crea una giungla.
tant'è che noi col supporto del Comitato Scientifico SNA, composto da alcuni legali, abbiamo steso, e ve l'ho distribuito, il codice di autoregolamentazione delle collaborazioni tra intermediari. È un codice deontologico che regolamenta le collaborazioni tra intermediari, evitando tutti quei comportamenti che potrebbero anche lontanamente pregiudicare gli interessi dei clienti e dei consumatori. Questo codice prevede l'informativa completa all'IVAS, prevede l'informativa completa al cliente, che è prevista come obbligo della legge a cui è subordinata l'esercizio delle collaborazioni, ve l'ho distribuito, e è un atto di responsabilità che facciamo per dimostrare che la categoria è più che pronta. Inoltre, guardate, vi ho allegato anche lo studio di Yama Consulting sull'andamento degli intermediari assicurativi in Italia. I grandi investimenti che le imprese hanno fatto nei confronti delle reti si traducono in un meno 30% sulla redditività degli agenti e su un calo da 23.000 a 20.000, 18.945 degli intermediari in Italia, ce ne muoiono 1.000 all'anno. Non hanno possibilità di sopravvivenza secondo le attuali regole di ingaggio. Allora, offrire a questi intermediari di liberare il potenziale imprenditoriale di cui dispongono, sacrificato da catene che da anni li limitano a distribuire una singola linea di prodotti o a volte un unico prodotto, significa anche creare opportunità di lavoro e quindi posti di lavoro delle agenzie che sono in crisi di sopravvivenza, ve lo dimostra una società terza, cioè Yama Consulting, perché nelle attuali condizioni di mercato non riescono a far fronte alla concorrenza dei canali alternativi, delle telefoniche e degli intermediari stranieri che operano in Italia in libera prestazione di servizi, cosa non permessa agli intermediari italiani. Bene, io credo che quindi si tratti di una iniziativa legislativa che vada assolutamente sponsorizzata, perché gli addetti dei settori ne riconoscono la necessità e la validità. I provvedimenti correttivi che noi richiediamo sono maquillage, sono due piccoli interventi che vi abbiamo suggerito in fondo alla mia relazione, non abbiamo altre criticità da rilevare e vi dico con mia considerazione puramente personale che se io fossi stato incaricato di scrivere questo provvedimento probabilmente l'avrei scritto in alcune parti proprio nello stesso modo, perché è scritto con, a ragion veduta e con cognizione di causa. Penso di aver rispettato gli... Abbiamo scoperto chi è che, cioè, qualcuno si chiedeva prima chi è che ha scritto quel testo, abbiamo scoperto che Passera e Monti hanno sentito De Mozzi, sono visti il pomeriggio, la sera, Palazzo Chigi, deve intervenire sempre.